E ciao ragazzi, benvenuti in questo video, bentornati qui sul mio canale, benvenuti in questo secondo episodio di Top Driver, che per chi ancora non avesse mai visto il primo episodio è la serie in cui noi mettiamo al volante ogni episodio diverso un ospite che dovrà affrontare delle varie prove per dimostrare di essere più veloce. Se volete vedere tutto il regolamento andate sul primo episodio, perché ho fatto un intro di 4-5 minuti dove spiego tutto, quindi mo non lo rifaccio, ve lo andate a rivedere. Secondo episodio, il primo episodio c'è stato il buon e caro vecchio camerista. Adesso qui c'è una vecchia conoscenza del canale, una persona che c'è già stata anni orsono, abbiamo fatto delle sfide incredibili. Oggi è qui per questa nuova sfida, poi ci sarà anche qualche altro video che sicuramente avete già visto però, no? Ladies and gentlemen, accolgo qui con onore per questo secondo episodio il buon Master Cardix. Eccolo qua. È proprio lui, è proprio lui. Benvenuto, benvenuto qui. Grazie, su. Allora, è pronto. È pronto? Le regole già le sai, te l'ho spiegate anche a te, assolutamente sì. Ti ho già spiegato tutto, quindi non ci resta altro che andare a fare i 10 minuti di prova. Tu non sai il tempo con cui Emanuele o Ekmeista, per chi ha visto il video, il tempo con cui hai girato. Non lo sai, vero? No, ancora no. Ok, non lo sai e non lo saprai perché lo saprai solo alla fine. Quando tutti quanti a fine episodio io annuncerò il tuo tempo e scoprirai se l'hai battuto oppure no. Ah, ok. Per il momento okay. Ti lascio sempre con il dubbio di non sapere se l'hai battuto o no al termine della sfida. Quindi, noi come di consueto iniziamo con i 10 giri di prova. Va bene, andiamo. Che non è il divanetto dove tornando questo. No, questo no. Non è il divanetto, il divanetto dove il pelato di Brazza si fa i suoi sporchi lavori. Signor Cardace, siamo qui adesso con l'intervista, la parte un po' più delicata, anche forse un po' più bella dell'episodio. Sì. Partiamo subito con il dire, le sue considerazioni. Bah, cosa ne pensa? Potevo fare meglio, non sì, sia così. Fare meglio. Non sia così severo. Soprattutto l'ultimo giro, perché il terzo, insieme al terzo e il quarto, ho fatto il tempo migliore, potevo battere di nuovo. Sì, c'era margine di miglioramento, come c'era margine di miglioramento anche per il buon Ekmeista lo scorso episodio, poteva migliorarsi, anche tu potevi migliorarti. Non so se hai notato che sei stato anche tu bravo a fare il giro più veloce nei giri che contano. Sì, questo l'ho notato anch'io. Perché se non sbaglio, il tempo migliore nelle prove era 1.19 e qua esatto. Stato 17 qualcosa. Esatto, hai migliorato di quasi un paio di secondi il tuo giro veloce nei giri che contano. I consigli sono stati utili in pratica, sì. Cioè, nel senso, ovvio, come detto nel primo episodio, 15 giri sembrano tanti ma sono pochi effettivamente, sì, specialmente se poi ad esempio te con Gran Turismo hai mai avuto a che fare con Gran Turismo, è la prima volta che no, ci metti di mano sopra. Ma proprio mano sul volante, la prima volta. Sul joystick, faccio mesi. Giochi di auto in generale, ma te l'ho detto anche fuori dalla telecamera, l'ultimo sarà stato Need for Speed Pro Street. Quindi parliamo di 10 anni fa. E comunque anche di due generi diversi. Sì, esatto. Need for Speed è molto più arcade rispetto a un Gran Turismo che sì, è, diciamo, sim arcade, simulativo. Ci sono un po' più cose da è più te. Simulativo perché sì, è più specifico per lo sport, più dettagliato sì, per Speed, fare quello. Need for Speed è molto più arcade, sì, sì, Need for sì. Speed vai là, gira, vero che anche allora, sì, esatto, Need for Speed basta ti frena a mano, trovo il cover, sì, esatto. Qua ti frena a mano a Scalpiglia, vai, poi su un altro pianeta se esatto, esattamente. Allora, altre considerazioni, è sembrato comodo, cioè nel senso è facile abituarsi a quello allo stile di guida di Gran Turismo, e ti sei trovato comodo sul circuito dell'auto che hai utilizzato o hai avuto dei problemi di apprendimento insomma? Ah beh, grossi problemi di apprendimento no. È stato abbastanza facile, sì, insomma, abituarsi sì, al... Ma forse un po' di difficoltà è stato giusto l'adattamento sulla pista, cioè nel senso... Alcune curve riuscivo a farle, altre no, quando magari nei giri precedenti l'avevo fatte prima, cioè, ah vabbè, ho capito, nel senso diciamo che, detto proprio papà sì. La Roma ne hanno sculate alcune curve, ok, allora sì, ho capito quello che intendo, in pratica nel senso, allora esempio curva 1 giro numero 2 la fai perfetta, giro numero 3 dici ok la rifaccio uguale ma non ti esce uguale, esatto, sì, quello succede perché ovvio là basta che cambi un po' la posizione di ingresso curva,
magari freni un po' prima, magari freni e con la scalata cambi qualche millesimo di secondo la scalata, è tutta una serie di circostanze, però su quelle cose, certo, che non sai, certo, gestire, o meglio, le vuoi gestire se c'hai abitudine, nel senso se giochi costantemente, certo, la forza di sbagliare, poi non male ti abitui e ti impari. Ovvio che in 15 giri è complicato, specialmente poi, allora, se magari sei già abituato più o meno a giochi di guida, magari ti riesci a abituare, non avendo molta pratica, ovvio che poi passare da giocare con il pad, giocare con il volante, con acceleratore e freno, è un po' più complicato. Però non è andata male, signor Cardiff, non è andata male. Rispetto ai giri di prova sono soddisfatto del mio tempo migliore. Soddisfatto, quindi allora, l'importante, diciamo che è già una vittoria, fare i giri veloci nei giri che contano. Esatto. Io penso che qua, mo, se succederà prima o poi, che il giro veloce lo si fa quando non conta un cazzo, lì proprio veramente sarebbe... probabilmente l'ospite non ti uccide o si impicca un palo quando finiamo le... Che è più probabile la seconda. È più probabile la seconda. Uccidere qualcun altro che non c'è. Esattamente. Detto ciò, andiamo a vedere, a dire qual è il suo tempo, in modo che lei possa scoprire se ha battuto o no il buon e caro vecchio mestre del... A proposito, prima di enunciare il tempo, secondo lei l'ha battuto? Non l'ha battuto? Lasciamo in sospeso, me lo dirà tra poco. Va bene. Eccoci qua, questo è il quadernino dove ci sono segnati i tempi. Che se posso mi sfugge la domanda, perché una marca che fa chiedere da sole ci sono scritti i tempi di un gioco? Ma lei non si faccia domande, non andiamo ad investigare su questa cosa, signor Mandragardi. Comunque, quindi non ne usciamo più. Allora, il suo tempo l'avevamo lasciato con una domanda. Secondo lei, con le sue prestazioni incredibili, è riuscito a battere il buon caro vecchio che messa sia più di qua, perché altrimenti non sta in inquadratura? Probabilmente sì, ma magari no. Quindi non evitare, eh? Ma conoscendo da una vita il buon vecchio Eichmeister, conoscendo il tempo che ho fatto e conoscendo il mio ottimismo pari a un depresso. Ma insomma, questi ospiti più o meno sono tutti quanti ottimisti, eh? Bene. Però considerando che il mio pessimismo di solito porta bene, dico che no, non l'ho superato. Non l'ha superato. Ok, vedremo un po'. Allora, io qui ho segnato il tempo del buone carolette che mensa che ha fatto nel suo primo episodio. Allora, signor Master Cardix, lei ha girato in un minuto, proprio come il buone carolette che mensa, quindi fin qui, finché è un minuto, non sono due minuti, vabbè. 17 secondi, proprio come il buone carolette che mensa. Quindi è solo questione di millesimi. Lei ha fatto 903. Il buon e caro vecchio che mi sta ha fatto 155. Quindi
non ce la fa, non ce la fa per poco, si piazza al secondo posto dietro Ekmässä, che quindi rimane al comando, rimane al comando della classifica per il momento, finché non arriverà un terzo, un quarto, o magari resisterà anche ai futuri avversari. Secondo posto per il momento, potrebbe essere un secondo, certo, posto, un secondo che posto rimane fisso. Un secondo posto su due potrebbe dire sono ultimo. Potrebbe dire ehi, sono secondo, su quanti? Due. Poi lì, insomma, diciamo che sono cose che si vanno a vedere. Aspettiamo gli altri. Bisogna aspettare, per il momento comandate la classifica. Primo e secondo posto. Chissà, gli altri si accoderanno o vi sorpasseranno. Questo lo scopriremo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un like. Quanti like? Quanti like? Al buon e caro Ekmässä non glielo ho chiesti. Non ho chiesto quanti like. Allora, 1, 17, 18 più 903, facciamo... Va bene, passiamo a... Ci vediamo noi al prossimo video, sempre qui sul canale, e ci vediamo al prossimo episodio. La ringrazio, per avermi fatto compagnia, per aver accettato la mia sfida. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.